giorno particolare, è un giorno a tutti gli effetti felice per me, perché mi trovo in una situazione di grande attenzione. Oggi che cosa vuoi dire a Nova Siri? A Nova Siri voglio dire che adesso deve essere felice per questa maturità spesso voluta a tutti i costi. Abbiamo voluto proprio aprire in questa maniera, lasciando spazio a questa brevissima dichiarazione, questo pensiero, questa espressione dell'anima di Gaetano Di Matteo. Gaetano Di Matteo è un pittore molto noto, è stato anche amministratore, visionario per certi versi, amico di persone molto importanti e nel mondo dell'arte e nel mondo della cultura e in particolare anche nel mondo della moda. Insomma, uno di quei punti di riferimento che purtroppo anche per una serie di problemi di tipo patologico rischiamo di perdere, quindi avere e sentire lui è veramente un piacere, una conoscenza tra l'altro quella mia personale che risale ad oltre mezzo secolo fa. Con questa persona ci siamo conosciuti ai tempi in cui frequentavamo le scuole medie superiori in una cittadina che si chiama Matera. Tutto questo è diventato una intervista, una bella lunga intervista raccolta dai colleghi Roberta Laguardia e Pino Suriano, che poi è diventato un volume, un volumetto molto molto grazioso, ben curato, che si intitola Non è venuto nessuno. E devo dire che sotto questo aspetto va anche ricordato il discorso dei tipi di stampa di Edi Grafema, che ha preso subito, ha colto questa bella opportunità e lo ha piazzato nella collana, che non è una collana perché è un fuori collana. Insomma, benvenuti Roberta Laguardia e Pino Suriano, una scelta questa di Gaetano Di Matteo. Come mai intanto, Roberta? Siamo colleghi, quindi ti do del tu, Roberta, certo. Laguardia. Grazie mille per l'invito, in primis, buonasera a tutti. Allora, l'esigenza di scrivere questo libro nasce da un desiderio, quindi da un'esigenza anche di Gaetano Di Matteo, che l'ha espressa forse in momenti lievemente diversi sia a me che a Pino Suriano, e noi abbiamo immediatamente accolto con grande entusiasmo la sua propensione a voler parlare di sé, della sua arte, della sua vita, e in effetti è stata una scoperta incredibile per noi e ci auguriamo anche per i lettori, perché è uscito fuori un mondo vastissimo come quello di un artista. Pino Suriano, perché non è venuto nessuno? Non è venuto nessuno è una frase che lui a un certo punto dice durante le nostre interviste, facendoci notare che... Mentre parla del suo dolore. Esattamente. E ci dice, vedete, siamo qui da 2 ore e ancora non è venuto nessuno. Il paradosso è che mentre lo dice ci siamo noi con lui, cioè ci sono due persone. Eravate appena arrivati. Eravamo, no, ma soprattutto eravamo lì per raccontare la sua vita. C'era il suo badante con una persona che si prende cura amorevolmente di lui, per cui, come dire, strideva questo suo sentimento con quella che era la condizione effettiva. Allora ci è sembrato un titolo simbolico e sintetico di quella che è la sua continua ansia di attenzione, di riconoscimento, se vogliamo il suo desiderio di essere amato, di essere guardato, talvolta anche ossessivo e vanitoso, come lui orgogliosamente afferma, insomma, lui dice di essere vanitoso. Sì, e su questo sicuramente possiamo confermarlo, è proprio così, di carattere, di espressione, di modi, soprattutto ha questa sua... ha avuto, e penso che abbia ancora, non lo vedo da qualche anno, questa sua voglia e propensione allo stupire. Cioè, Gaetano non è mai banale. È così, Roberto? È verissimo, ma è una provocazione che ha un sentimento anche profondo di volontà di cambiamento della società, di denuncia delle cose che non vanno attraverso però il canale dell'arte, quindi sempre in una visione di bellezza, di comunicazione, di solarità, di luce a chi guarda. Pensiamo ai suoi fiori che sono emblematici della sua opera pittorica e che evocano mille sensazioni diverse dalla percezione e dall'importanza
l'importanza della natura, quindi dell'elemento floreale, all'aspetto onirico che i suoi dipinti e i fiori stessi evocano in chi guarda. Ecco, tra l'altro voglio dire, sotto questo aspetto lui ha lavorato moltissimo sul discorso dei fiori, osservandoli proprio per ore, sì, a lungo, sempre con grande attenzione, ma anche quello che ha reso pittoricamente sotto il profilo del lavoro dei volti, per esempio, delle cose eccezionali. Ma Pino Suriano è stato anche, Gaetano è stato anche amministratore comunale di un comune significativo, importante, che è Scanzano, che è Novasili Scalo, Novasili, ha fatto delle cose fuori, letteralmente fuori dalla norma, eccezionali, gran belle idee. Sì, sì, davvero. Devo dire che il Gaetano politico comincia prima del Gaetano amministratore ed è più che altro un Gaetano di lotta e di visione. Scriviamo nel libro in molti casi di difesa del bello. Sono note già negli anni 70 le sue battaglie ecologiche, per esempio per la difesa degli alberi nei pressi del lungomare, certo, di Novasili, che dovevano essere tagliati, le prime scelte, insomma, di incatenamento, esattamente, e anche in questi suoi incatenamenti c'era sempre un tocco artistico, culturale, estetico, se vogliamo, anche nelle scelte, persino nella scelta dell'albero a cui doveva incatenarsi, da grande artista qual era. C'è poi, come dicevi, il Gaetano amministratore, che, come ci dice la giornalista Antonella Mendola in una delle interviste che abbiamo raccolto su di lui, vive la politica dal punto di vista dell'utopia, cioè della visione, dell'intuizione di ciò che ancora non c'è. Ricordo in questo senso quella che è una delle sue più celebri intuizioni visionarie, e che è l'intitolazione delle vie del lungomare di Novasili ai titoli dei film di Federico Fellini. Un'intuizione che a quel tempo non avevano avuto ancora neppure a Rimini su Fellini, ma in nessuna parte d'Italia, esattamente. Quindi questa sua genialità, allora neppure tanto compresa, spesso ricordo, io avevo 13-14 anni, ricordo, come dire, che un pochettino si deridevano queste scelte, si giocava con questi nomi, Tre passi nel delirio, che invece sono... Scusate se poco. No, davvero. Cioè, voglio dire, tutti i titoli sono tutti di una portata enorme. La voce, certamente, della luna. Certo. Cos'è, una piazza, Giulietta, una degli via, spiriti. Forse la piazza. Piazza, sì. Voce della luna, che meraviglia. È stupendo, anche solo pronunciarlo dal punto di vista anche solo del suono, certamente. E quindi... Peraltro questa sua visionarietà era legata a un desiderio di comunicare, di far rivivere le sue visioni ai suoi concittadini. Antonella Mentola ci dice con commozione, sperava che il suo, come dire, vedersi, immaginarsi visionariamente in quei film, in quelle scene, fosse rivissuto dai suoi concittadini. Ecco, Roberta Laguardia, dietro tutto ciò c'è anche il grande che assume in certi momenti dei contorni tragici, no? La sua omosessualità, la sua diversità, che oggi passerebbe tranquillamente in secondo piano rispetto alla qualità pittorica eccezionale, ma non è stato così in passato. Ha sofferto molto Gaetano. Però ne parla in un modo... che non sottolinea, diciamo, la sofferenza, ma rivendica la sua posizione, la legittimità della sua natura, e lo fa con una spontaneità che insegna, insomma, che ci fa riflettere su quanto sia importante accettare ciò che è diverso da noi, se lo è. Tra l'altro anche in questo percorso ci fu il tentativo all'epoca di fare un raduno nazionale gay proprio a Novasili, poi si fece a Rocca Imperiale, quindi anche sotto questo aspetto il suo essere uomo di lotta e di governo, perché poi per il resto ha saputo e è intervenuto per amministrare questa cittadina, ed è un bel traguardo. Ma la cosa che volevo riprendere, Pino, è le sue amicizie, perché si è trovato, specialmente nel periodo in cui era a Bari per studiare, e lì tra l'altro ottiene
un risultato eccezionale, con il massimo dei voti, ma anche a Roma sono momenti molto importanti e formativi per la sua, sia per la sua arte che per la sua vita. Sì, Gaetano Di Matteo è un uomo libero e questa libertà gli consente di stringere legami con delle personalità importanti del mondo della letteratura del Novecento. Pensiamo innanzitutto a Dario Bellezza, suo caro amico personale, molte volte giunto in Basilicata, pensiamo ad Alberto Moravia, pensiamo al grande artista Tano Festa, pensiamo allo scrittore Biagio Arixi, tuttora suo caro amico che abbiamo intervistato, pensiamo a Rocco Barocco, a Gilles Cagnet. Sono tante queste amicizie. Rocco Barocco, ancora, penso che si sentano ancora ogni sì, tanto. Nel, raccontiamo di una sua visita a Novasiri, totalmente anonima, top secret, nel 2016. Una sorpresa di amicizia a un amico malato, come ebbe modo di dire Rocco Barocco in quell'occasione. Però ci tenevo a dire questo. Più che sui suoi rapporti VIP, di cui aveva più volte parlato, ci siamo soffermati sulla sua dimensione biografica e personale e sulla sua libertà di essere ciò che è. Ed è forse proprio questo l'elemento che lo ha reso interessante e vivo in queste relazioni. E Roberta Laguardia, sotto questo aspetto è importante chiedere a te, perché appunto fai parte dell'altra metà del mondo, no? Il rapporto con la madre. Una domanda molto complessa, freudiana, no? E, il rapporto con la madre è un rapporto fondamentale per ogni essere umano. Non tutti però abbiamo la scaltrezza di riconoscerlo e di dichiararlo. Gaetano Di Matteo invece fa capire chiaramente l'importanza di questo rapporto che ha segnato la sua vita. Mi emerge questo aspetto anche nel libro e in qualche modo mi piace ricordare anche rispetto alla relazione con la mamma l'elemento di innovazione della sua politica artistica e di rivoluzione, di innovazione, di rinvigorimento anche di rapporti che sembrano essere apparentemente lesivi, ma anche lì lui trova sempre una chiave di svolta positiva. Ecco, io volevo ricordare anche questa testimonianza che voi avete preso, che è quella di Mario Rivelli, collega giornalista che ha conosciuto Gaetano Di Matteo, amico di Gaetano, quando dice gli piaceva soprattutto pensare e difendere la sua gente, praticamente ci teneva la sua gente, quindi l'attenzione per il territorio e per le persone. Sì, sì. Mario Rivelli racconta proprio di un suo servizio su un'alluvione che c'era stato a Novasiri e che fu l'occasione della conoscenza di Gaetano Di Matteo, e ricorda questo Gaetano Di Matteo impegnatissimo a cercare tutti gli agricoltori, tutte le persone che potevano essere state danneggiate per poterle aiutare attraverso la comunicazione di quegli eventi. Bene, sarà venuto qualcuno nel frattempo, immagino, da Gaetano. Rocco Barocco, ecco, certamente, ma anche gli altri, soprattutto Tano Festa, un altro grandissimo pittore eccezionale. Bene, siamo in chiusura e voglio ancora una volta ricordare il titolo di questo volume, che è un dialogo con Gaetano Di Matteo, pittore, curato da Roberta Laguardia e Pino Suriano, che ringraziamo. Grazie. Il titolo del volume è Non è venuto nessuno, edito per i tipi di Edi Grafema. Grazie ancora. Grazie. E per quel che riguarda noi, come al solito, alla prossima.